That separates you from me. Maybe it's my coffee brand if it's PMV. Amici di Planet TV, benvenuti alla nuova puntata. Planet TV che cos'è? Riprende tutto ciò che è divertimento, tempo libero, la moda e la bellezza. In questa puntata vedrete degli utilissimi consigli di bellezza. Siamo all'Astor, all'hotel Astor, famosissimo hotel Astor, a Viareggio. Siamo proprio sulla passeggiata della bellissima Viareggio. E oggi c'è qui una convention che vi dirà veramente dei consigli unici e veramente utili per la vostra bellezza, rughe, smaiature. Insomma, andiamo a capire meglio. Ospite della serata ci sarà Marco Vigiani, che presenterà questa convention. Quindi andiamo a scoprire e state attenti, uomini e donne di tutte le età. Andiamo! My clothes fit brand if it's PMV. I'm not trying to beg. I know you want my style back. I know you want to be liking me. You have to say if it's my God is all that you have to say. I know you worship me. Fuck you, you want to have my way. Make up to me, let my un incontro straordinario perché abbiamo trovato Marina Bitozzi, che è una specialista del beauty, vero? Vero, specialista del beauty. Cioè, della, soprattutto la pelle, beauty. Sì, specialista della pelle. Specialista della pelle, cioè quali sono le problematiche della pelle? Allora, le problematiche della pelle sono molte ed una che preoccupa molto è quella dell'invecchiamento cutaneo. L'invecchiamento cutaneo sul quale però possiamo intervenire o comunque prevenire grazie a molte attenzioni che dobbiamo avere. Quindi uno lo può fare sia a casa oppure nei centri estetici. Comunque vediamo, perché ora siamo ospiti in questa convention dove tu spiegherai naturalmente tutte le funzionalità della pelle, no? Come si fa poi anche a evitare un invecchiamento volendo della pelle, perché la pelle ci si può lavorare con la pelle. Ci si può lavorare e ci si deve lavorare molto sia a casa che anche in istituto e appunto l'invecchiamento purtroppo... Arrivano delle macchie, no? Arrivano anche le macchie, un altro problema molto comune è quello appunto delle macchie, sul quale però possiamo fare dei trattamenti che uniscono dei protocolli sia legati ai macchinari, all'utilizzo di tecnologie, sia all'utilizzo di prodotti specifici che vanno a penetrare in profondità e a lavorare proprio su quello che è il melanocite. Anche, va bene, allora Marina, noi ti vediamo, ora naturalmente la tua spiegazione sulla pelle. Allora, la pelle è un organo ed è l'organo che riveste esternamente il nostro corpo. È anche l'organo che è più esposto e purtroppo quello a cui facciamo meno attenzione. Essa ha molte funzioni e si suddivide in tre strati, che sono l'epidermide, il derma e l'ipoderma. L'epidermide, che è lo strato più superficiale, come funzione principale abbiamo la funzione di protezione. Il derma invece, che è lo strato sottostante, ha elasticità e compattezza, quindi grazie alle fibre di collagene ed elastina riesce a dare quel turgore, quella compattezza alla pelle quando siamo di fronte a una pelle giovane e in una condizione ottimale. Inoltre abbiamo anche l'acido ialuronico, che è quello che ci conferisce idratazione. Se scendiamo ancora più sotto troviamo l'ipoderma, ricco di cellule adipose, quindi di grasso, che va a dare un sostegno, fa da cuscinetto e da riserva energetica. Tutte queste funzioni sono molto attive quando abbiamo una pelle giovane, una pelle sana. Quando però avviene l'invecchiamento, anche la nostra pelle invecchia. E si parla di invecchiamento cutaneo e accadono tutta una serie di cose all'interno che poi noi vediamo all'esterno. Nel derma le fibre di collagene della spina di cui prima era ricco vanno a diminuire, quindi si va a perdere quel sostegno, e nell'epidermide diminuisce il turnover cellulare, quindi le cellule si rinnovano meno facilmente e quello che vediamo dall'esterno sono le rughe, degli avvallamenti e una perdita di tono. L'NMF o Natural Moisturizing Factor
che significa fattore naturale di idratazione, è una miscela di sostanze che si trova sulla nostra pelle. Queste sostanze sono idrosolubili ed igroscopiche, quindi si legano all'acqua e mantengono l'idratazione. L'NMF va a creare una barriera che ci idrata e ci protegge continuamente. E se l'NMF si riduce, quello che avremo è disidratazione, rughe e maggiore sensibilità dagli agenti esterni. Senti, ma alla certa età vengono anche delle macchie, vero? Sì. Allora, quindi si possono, cosa sono queste macchie? Perché? Allora, le macchie si formano a causa dei melanociti. I melanociti sono delle cellule che si trovano nello strato più profondo dell'epidermide. I melanociti sono quelli appunto che producono la melanina, quella che ci va a donare il colorito, ossia l'abbronzatura. E i melanociti hanno questa forma simile a quella di una mano con delle dita dalle quali fuoriesce il pigmento melanico che contiene melanina. In una condizione ottimale ed in una pelle giovane, la melanina esce e si va a distribuire uniformemente e in maniera omogenea su tutta l'epidermide, donandoci l'abbronzatura. In alcuni casi però, ad esempio con l'invecchiamento, spesso proprio durante l'invecchiamento avviene la formazione delle macchie, questi melanociti smettono di funzionare in maniera uniforme e iniziano a produrre una quantità esagerata di melanina, la quale si va ad addensare solo in alcune zone. Allora, come abbiamo detto, la cosa più importante è cercare di prevenire e trattare la nostra pelle e il nostro corpo quotidianamente. Se però il danno è stato fatto, possiamo comunque intervenire, questo grazie a dei trattamenti specifici studiati appositamente per ogni tipo di pelle. Quindi si può iniziare un percorso il quale avrà degli ottimi risultati perché abbina sia le tecnologie, i macchinari, a dei prodotti che hanno capacità di penetrare molto in profondità. E la cosa ottima è che si può arrivare fino allo strato germinativo, quindi lo strato più profondo dell'epidermide, fino al derma. Quindi grazie a macchinari e principi attivi che penetrano in profondità si può andare a lavorare veramente dall'interno. Bravo, ci sono domande che possiamo fare? Ci siamo incontrati qui in hotel con Maruska Bilia perché vogliamo parlare di benessere. Benessere, stili di vita e tutto quello che è la bellezza del corpo della donna ma anche dell'uomo. Tu sei un'imprenditrice del benessere, in poche parole, no? Hai un centro estetico che si chiama... Le Muselli Dei. Qui a Viareggio, sì. Perché qui siamo in questo momento dove stiamo facendo una convention proprio sulla bellezza e sulla smagliatura soprattutto. Sì. Addirittura la definisci smagliatura zero, me la spieghi? Il metodo smagliature zero è un metodo che ho creato nel tempo che riesce a ridurre la smagliatura fino al 90%, quindi è un metodo... Rimane quel 10%? Però. Ma rimane poco, è significante proprio, sì. Non si vedono più e non si sentono più. Io da profano, le smagliature sono quelle righe bianche che vediamo? Quelle strie che sulla pelle, sì, bianche. Ma succede... O rosse, o rosa. Ma anche da giovani una donna può avere una smagliatura? Sì, dalla pubertà in poi si possono presentare le smagliature o in gravidanza, anche dopo la gravidanza, naturalmente. Cioè, tu porti in giro per tutta Italia, no? Smagliatura zero, che cos'è metodo però? Smagliatura che cos'è zero. Questo metodo non si può sapere? È un segreto. È un macchinario, una crema? È un metodo che praticamente va sia a lavorare sulla rigenerazione della pelle, quindi sull'assottigliamento della smagliatura e poi è un metodo che riesce ad ottenere anche una pelle uniforme. Perché la cosa brutta della smagliatura è proprio vedere anche questa colorazione bianca o madreperlacea. Ma c'è una scoperta straordinaria, ma anche le rughe, perché io siccome sono diversamente giovane, qualche smagliatura almeno io non le ho. Certo, le ho. Però sì. Le rughe cominciano. Sì, anche sulle rughe si lavora, sull'invecchiamento, perché noi si lavora sulla parte germinativa della pelle, quindi fra praticamente il derma e l'epidermide. Devono venire a Viareggio oppure sarà in giro per tutta Italia?
Ma chi lo sa? Stai cominciando a divulgare, certo, questo certo. Metodo nuovo, sì. Questa nuova scoperta. È un'eccellenza, anche lei è un'eccellenza italiana, no? Perché certo. Hai trovato un metodo. Ho assemblato diverse cose che hanno permesso di raggiungere dei bellissimi obiettivi sulla pelle per le smagliature, naturalmente. E poi le smagliature non hanno età, vero? Perché come abbiamo già detto, da bambini fino a... Sì, il trattamento si può fare da 12... Anche una novantenne può venire... Anche 100. Anche 100? Ma è una cosa dedicata soltanto alle donne o quelle gli uomini possono avere le smagliature? Sono tantissimi uomini che hanno problemi delle smagliature e anche ragazzi molto giovani. È nato questo metodo perché praticamente nella mia professione negli anni ho avuto la possibilità di trovare vari metodi per dare un risultato sulla smagliatura. Naturalmente col metodo smagliature zero io ho assemblato diverse tecniche perché in ognuna c'era qualcosa che non definiva bene il trattamento. Infatti, se sentite dire che le smagliature non funziona niente per le smagliature, perché non hanno il metodo smagliature zero, per quello che dicono tutti che non funzionano i trattamenti sulle smagliature. Naturalmente con questo metodo si riesce a ottenere una pelle molto più liscia e si riesce a ridurre tantissimo la smagliatura e a unificare il colore della pelle, perché il problema fondamentale delle smagliature sono queste strie sul tessuto. Naturalmente la smagliatura avviene fino a livello dermico, è proprio una lacerazione del tessuto. E di solito si presentano perché c'è un aumento. Perché? No, come parla con le smagliature? Allora, semplicemente perché c'è un aumento del cortisolo a livello surrenale che porta a un rigidimento del tessuto. Quindi se il tessuto è troppo rigido, poi si lacera. Nel senso, è un eccessivo rigidimento perché naturalmente uno sta vivendo un periodo di forte stress, quindi ci sono spesso delle smagliature abbastanza larghe che sono visibilmente fastidiose, quindi si va a ridurre, a levigare la pelle e a rigenerare in profondità. Naturalmente internamente rimane un po' la lesione, non è un miracolo, però non si sente più e non si vede più la smagliatura. L'obiettivo del metodo smagliature zero è ridurre, rigenerare e riaffermare il colore. Quindi fatto una volta basta? Sì, fatto una volta nella vita basta. Sì, una volta nella vita, c'è tutto il trattamento. Sì, nel senso percorso. Non so che cos'è, quindi... Il successo, il benessere e della bellezza. Ci hanno sempre insegnato che l'amor proprio, prendersi, volersi bene, è un po' una sorta di egoismo e quasi diciamo un narcisismo, no? Mentre invece questa cosa non è corretta, perché il narcisista è una persona che è egocentrica, è tutta diciamo concentrata su se stessa e tende non ad avere dei rapporti con le persone, ma anzi a isolarsi perché diciamo si sente grandioso, si sente unico e prevarica anche gli altri per poter raggiungere il proprio scopo. Quindi non è questo sicuramente il volersi bene, no? Mentre il volersi bene è proprio importante per aiutare gli altri, perché se non stiamo bene con noi stessi, se non ci vogliamo bene, se non siamo al nostro agio, non riusciamo neanche ad aprirci agli altri. E sì, ci sembra quasi un privilegio, ci sembra quasi un lusso, ci sembra di levare del tempo a qualcuno, ma non è così. E prendendo appunto Abraham Maslow lo mette fra i bisogni, cioè diventa una necessità, perché l'uomo è nell'indole umana tendere verso il bello. No, allora perché laddove c'è una piccola, come dicevo prima, non siamo nelle patologie, una piccola insoddisfazione verso con noi stessi, un piccolo inestetismo, un po' di cellulite, un po' di smagliature, un po' di rughe al viso, perché non regalarsi dei trattamenti, regalarsi delle coccole, regalarsi dei massaggi? Noi con la nostra pelle molte volte somatizziamo nella nostra pelle molte malattie psicosomatiche proprio perché ci derivano dalla nostra mente. Mentre quando siamo per esempio sotto un massaggio rilassante aumentano quelli che sono gli ormoni del benessere.
Quindi ecco l'importanza del prendersi cura di noi stessi proprio per avere questi benefici. Inoltre si sa che chi si prende cura di se stesso in genere ha anche uno stile di vita più sano, si attenta all'alimentazione, cerca di fare attività fisica, come abbiamo visto prima, evitare certi diciamo, fattori di rischio, no? Quindi per concludere una frase di Oscar Wilde che dice che l'amore per se stesso è l'inizio di una storia d'amore che dura tutta la vita. Grazie. My God is out that you have to say. I know you worship me, fuck you, you want to have my way. Look out me, let my earth be hold my shine.